Giusto per salutare. Giusto per. Non lo sai. Mi è piaciuto molto. Ciao. 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 Bene. Sei allora, formissima, cazzo. Capito? Non è una comia, no? Come fa? Se cantare, suonare, no. Ballare, come fai? Noi abbiamo fatto di tutti con Gigi Urbani. Stati... Gigi Forever, vorrei dire. Gigi Forever. Gigi Forever. Gigi Forever. Gigi Forever. E tu? Ah, giri, no. Non solo nei miei primi giri. Stati, puoi scherzare su sta roba qua. Vai. Vai. Gigi Palasport, Gigi for Christmas, Gigi Forever, Gigi praticamente. Gigi Forever, sì. Ma è sempre bello, come ben sai, incontrare il pubblico. Noi abbiamo finito il tour a settembre e non vedevo l'ora di ricominciare. Poi, secondo me, non c'è cosa più bella di incontrare il pubblico. Perché i miei concerti non sono miei, sono nostri. Cioè, il mio è quello insieme al pubblico. Quindi è un'emozione che non riesco a descrivere. Io starei sempre qua, cioè sempre sul palco a cantare insieme. Infatti dici uno di noi, uno di voi, perché era il concerto precedente. Adesso invece hai proprio ricordato che il Palasport è casa tua. Sì, il Palasport. Poi adesso a giugno riprenderemo anche con gli stadi. Faremo due stadi Maradona a Napoli il 2 e il 3 giugno. E poi il 20 giugno anche una cosa molto bella allo stadio Barbera di Palermo. Con la Fondazione Dragotto per costruire un ospedale pediatrico insomma, per la Sicilia. È una cosa veramente molto bella. E quindi vedi, Leonà, a Magandà, quella è la cosa bella, che è sempre uno scambio. Io poi non è che vengo, cioè io vengo a ricevere tanto, perché quando senti il pubblico, quando senti poi che partono da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero, e dici mamma mia che responsabilità, io sento veramente il peso di tutto questo e cerco sempre di dare il massimo. Ovviamente la cosa sempre più difficile per me è la scaletta, avendo 600-700 canzoni di repertorio, dicono sempre, ne canto 50 io ogni sera, mi dicono sempre ma quella non me l'hai cantata. Adesso abbiamo aggiunto altre canzoni che quando le tiri fuori dal cassetto dici però che sta pure bella, però che sta pure bella, e quindi aggiungiamo canzoni su canzoni. Ma le fai sempre allo stesso modo oppure ci aggiungi qualcosina per sbariare, come dicono a Napoli? Allora, diciamo che io tutte le sere per me è un concerto diverso, soprattutto per me col pianoforte. Ovviamente i musicisti fanno i musicisti, però anche loro sono artisti, non sono esecutori, ecco. E quindi noi improvvisiamo anche tanto, ti devo dire la verità, anche perché così provi anche il brivido, anche se sbagli, perché è bello pure sbagliare, no? E quindi se sbagli dici ah ok, però ci ho provato, hai capito come funziona? Però è bello perché comunque c'è la verità, questa è la parola d'ordine, verità. Overa come? Overa, niente di costruito. Quanto ti piace ancora salire sul palco? Quanta c'è emozione e quanto invece insomma un po' routine? No, routine mai. Il giorno che diventerà una routine non lo farò più. Io provo sempre, per me è sempre il primo concerto, per me è sempre la prima volta, c'è sempre tanta emozione. Mai paura. La paura no, perché la paura poi ti fai prendere, dopo non canti più col cuore, canti con la testa. Invece nel mio caso c'ho sempre tanta emozione, c'ho sempre voglia di dare tanto. Dico sempre speriamo bene che ho fatto una buona scaletta per farli rimanere contenti. Cioè per me loro sono la materia prima, cioè il pubblico è la materia prima e io sono il loro schiavo, cioè cerco sempre di accontentare tutti. Dallo stadio allo studio di registrazione c'è qualcosa che bolle in pentola. Stiamo scrivendo, perché noi siamo usciti con Fra, che era la prima parte di un racconto, di un album. Adesso stiamo preparando la seconda parte, speriamo di farcela per uscire in primavera. Dei nuovi campioni della canzone partenopea napoletana e dintorni, c'è qualcosa che ti colpisce? Ci sono delle novità? Ci sta una cosa che dici sì, questo continua la tradizione, lui? Ma guarda, io vedo tanta buona musica, vedo tanta buona musica, mi auguro che non si facciano prendere troppo dalla mano dalle macchine, perché quando è troppo macchina si sente e non si scrive più, diciamo, con quella voglia di scrivere.
non so se mi sono spiegato, oggi il testo lo fai anche con l'intelligenza artificiale, ma sta proprio in quella parola, intelligenza artificiale, non va bene, l'intelligenza deve scrivere col cuore, quindi non dobbiamo perdere la parte umana delle canzoni, che secondo me è la parte fondamentale. Beh, questa intelligenza artificiale, per qualche chip.